Salve a tutti, siamo in diretta e abbiamo come ospite in questa trasmissione del faccia a faccia della Scuola Flautistica Italiana Marco Gaudino, flautista napoletano, flautista e ricercatore. Siamo amici ormai da tempo, anche se non ci siamo mai Ciao. incontrati, non siamo riusciti ancora ad incontrarci, ma il bello della rete è anche questa. E parleremo con Marco Gaudino di una ricerca interessantissima che lui ha condotto da ormai molti anni e che ha avuto una sintesi nella pubblicazione di un libro molto interessante che si chiama Suono Pensando. Il titolo a me piace molto perché abbiamo bisogno in questo periodo della nostra civiltà e della nostra società di persone che siano in grado di pensare. Il pensiero è sempre qualcosa che ci aiuta a capire la realtà nella quale viviamo, il pensiero critico, il pensiero analitico. E dunque adesso passeremo un po' di tempo insieme a Marco che ci parlerà di questa ricerca. Allora vorrei chiedere a Marco di che cosa si tratta, quali sono le motivazioni che lo hanno spinto a fare questa ricerca. Se ci sono state anche delle perplessità nel momento in cui ha iniziato a indagare un aspetto molto importante, cioè l'uso delle corde vocali, non soltanto delle corde vocali, durante il nostro, durante l'azione esecutiva, perché c'è una forte incidenza delle corde vocali, ovviamente, sulla produzione del suono. Allora, Marco, come nasce questa tua ricerca? Allora, buonasera a tutti, ciao Norio, grazie di avermi invitato, sono molto contento di essere con te qua oggi pomeriggio. E niente, questa ricerca nasce dalla voglia di voler approfondire la nostra arte flautistica, una voglia di approfondire che mi è nata già da quando ero giovanotto, insomma. Io ho cominciato ad indagare sui fenomeni legati alla vibrazione delle corde vocali nel flauto traverso già quando avevo 21-22 anni. La mia perplessità nasceva dal fatto che il flauto, come poi si è rivelato negli anni con i modi di suonare, mi ricordava tantissimo la voce umana. Allora, il mio dubbio era che alla base, dell'emissione del suono dei flautisti ci fosse anche l'intervento da parte delle corde vocali. Perché indagare su questo? Perché poi da questo sono finito ad indagare anche sulle velocità dell'aria, sul modo in cui le labbra possono agire in bene o in male sulla formazione del suono, sul vibrato, sullo staccato, sulle posizioni della lingua all'interno del cavo orale. Qualsiasi ricerca, secondo me e secondo penso tutti, debba portare a qualcosa di concreto, cioè nel senso. Proprio per non distaccarmi da quello che è oggi il coronavirus, qualsiasi ricerca sul coronavirus deve mirare a risolvere la problematica. Quindi la mia ricerca era mirata a facilitare i miei studenti, gli studenti futuri e me stesso nello studio giornaliero. Nel senso, io ero convinto, lo sono stato e penso di aver fatto bene, che sapere come fare, quindi capire i perché del fare, potessero facilitarmi nello studio. All'epoca mi ricordo che facevamo le gare a chi studiava di più, cioè mi ricordo ci incontravamo in conservatorio la mattina anche con alunni di altre classi e ci chiedevamo, senti, ma tu ieri quanto avrai studiato? No? Allora, chi diceva 5, chi diceva 7, chi diceva 8, come quasi la quantità dello studiare fosse poi sinonimo di poter imparare a suonare. In realtà poi l'esperienza a tutti noi ci ha insegnato che non è la quantità delle ore, ma la qualità delle ore. In questa qualità delle ore io mi sono messo a ricercare quali potessero essere tutti gli elementi per farmi risparmiare le ore di studio. Cioè, quindi come usare il diaframma e perché, come usare le labbra e perché, come aumentare o diminuire la velocità dell'aria e perché, quale fosse l'elemento fondamentale che mi generasse il vibrato nel flauto. Mi sono poi andato a intrufolare in una serie di analisi relative a tutti gli elementi che potessero condurre a questo obiettivo, cioè suonare meglio, bene, con meno tempo possibile di studio e più consapevolezza di studio.
E mi sono di fronte a una serie di cose che poi mi hanno portato a ricerche infinite, cioè sono durate veramente degli anni. Lasciate, riprese, la sfiducia è venuta e andata via. Alla fine mi sono trovato a fare il teorico e il ricercatore, no? Perché poi a fuori di studiare, toglievo dopo allo studio, cioè alle nostre 7-8 ore al giorno. Adesso a 53 anni, insomma, mi sento molto teorico, anche se poi suono, faccio concerti, credo di aver risolto delle cose pure ai miei alunni con dei problemi. Per iniziare questa ricerca, quindi siamo partiti dal vedere cosa potessero fare le corde vocali, come il loro comportamento durante l'emissione del suono, non solo del suono, ma del vibrato, dello staccato, eccetera, eccetera, eccetera. Mi recai da un foniatra. Questo foniatra, per togliermi questa curiosità, mi introdusse nel naso una sorta di telecamera. Questa telecamera è detta laringoscopio a fibra ottiche. Questo laringoscopio entra nel naso, arriva nella laringe e ti dà la possibilità di poter vedere le corde vocali cosa fanno. Il problema che mi fu creato, perché mi fu creato un grosso problema, era quello che mi fu detto, dice, ma lei sta cantando o sta suonando? E dietro questo problema poi ci ho passato la vita a cercare di capire perché queste corde vocali si muovessero, si adducessero, come dicono in gergo, addurre vuol dire si avvicinassero e allontanassero, come se stessimo cantando. E da questo poi praticamente ho girato per altri foniatri, ho cominciato a studiare, ho letto tanti trattati di canto e piano piano, con l'aiuto dei medici, con l'aiuto dello studio, ho cominciato a codificare moltissime cose della tecnica flautistica di base. Quindi da lì ai concetti che normalmente usiamo, no? Come quelli di sosteniamo il suono, sostenere il suono. Ad un certo punto, andando avanti con l'età, mi sono cominciato a chiedere cosa fosse un suono, come potevamo codificare il suono. E semplicemente era scritto sui libri di teoria musicale, no? Il suono è un fenomeno acustico prodotto dalle vibrazioni periodiche di un corpo elastico. Il mio dubbio era, ma il corpo elastico nel flauto è l'aria o le corde vocali? Visto che le corde vocali avevano questo intervento molto attivo. E cosa significa sostenere un suono? Quindi, se stando a quello che ci dice la teoria di emissione del suono, la teoria acustica, il suono del flauto è prodotto da vibrazioni periodiche dell'aria. Sostenere il suono vuol dire sostenere delle pressioni aeree. E la risposta: attraverso cosa sosteniamo queste pulsazioni aeree e come le generiamo? In realtà, queste pulsazioni aeree noi le generiamo attraverso l'immissione di altra aria nel tubo del flauto, attraverso la cosiddetta boccoletta. Quindi praticamente nell'infrangersi dell'aria sullo spigolo esterno, noi creiamo delle perturbazioni all'interno del tubo. Quindi è la nostra aria che genera il suono in connubio con l'aria che sta all'interno dello strumento. E ci sono dei muscoli che ci aiutano a sostenere queste pressioni che avvengono, queste pressioni pulsanti che avvengono fra noi e il flauto. Ok, allora una cosa, Marco, ci sono state anche scoperte in tale direzione da parte di altri ricercatori? Certo. Sì, ed è quello che poi mi ha aiutato. Ci sono tantissimi ricercatori, ci sono una serie di ricercatori giapponesi, abbiamo una eccellente foniatra brasiliana, abbiamo dei ricercatori in America e anche dalla lettura delle loro ricerche che la mia mente si è aperta in una maniera, diciamo, positiva per me. Quindi praticamente io porrei l'accento, perché praticamente il problema era questo. Noi parliamo nella nostra scuola di flauto di gola aperta e di gola chiusa. Quando all'epoca io raccontavo pure ai colleghi flautisti, pure nei seminari, di questo intervento delle corde vocali, loro mi dicevano, è certo, intervengono perché tu suoni con la gola chiusa. L'apertura di mente sulla gola chiusa o la gola aperta mi è venuta da una ricerca fatta da un americano, un oboista, Viasei si chiama,
dove lui, in questo suoi articoli pubblicati, parla della differenza tra i muscoli costrittori della faringe e le corde vocali. Allora, prima di parlare della faringe, ci farai vedere un po' anche qualche cosa. Volevo Allora, dire, vediamo dove stanno le corde vocali, giusto? aspetta, Marco, no, io volevo dire che è interessante che tu non sia il solo a fare questa No, ricerca, assolutamente, no. perché qualcuno potrebbe anche pensare, sai, uno vuole fare una ricerca, vuole creare una cosa inedita, però è soltanto lui che è convinto di questo fatto. Invece il fatto che ci sia una comunità di ricercatori che va nella tua stessa direzione, questo dà ancora maggior forza al percorso che tu stai facendo Sì, in è questa quello che ricerca. mi ha dato forza. È quello che poi Esatto. mi ha dato forza, perché ho visto che non Allora. ero l'unico ad indagare su questo fenomeno. Certo. Quindi praticamente studiando anche quello che avevano visto gli altri, dopo che ho studiato anche quello che avevano visto gli altri, sono potuto andare nella direzione sul perché facciamo in un certo modo, perché dobbiamo fare in un certo modo per ottenere dei buoni risultati. E questo è Certo. quello che a me interessava da subito. Cioè a me non interessava vedere e dire guardate che il vibrato nel flauto non si produce col diaframma, guardate che la lì. No, a me interessava capire. Prima di dire non si fa così, perché si fa così o perché stiamo facendo così? Sì, gli altri ricercatori sono stati fondamentali, ce ne sono e ce ne saranno ancora su questo argomento. Solo che io ritengo di diversificarmi un po' dagli altri perché lo faccio la ricerca mirata a far suonare meglio gli altri. Esatto, tu Non so sei se... flautista, quindi la fai anche da questo punto di vista, non Ma so, soltanto no, dal punto soprattutto da questo punto di vista. di vista clinico, ma soltanto. No, Ma no, 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 ok, no, a me interessa ascoltami, quello. Eh? Marco. Ascoltami, Marco. Dunque, tu confermi che il ruolo delle corde vocali sia di fondamentale importanza nella produzione del suono. Allora, per farlo vedere a tutti, le corde vocali dove si trovano? Ci puoi Allora, mostrare un disegno? iniziamo a vedere. Non sono riuscito. Allora, all'interno della laringe, c'è la laringe. È una componente anatomica della gola che appartiene all'apparato respiratorio, è lì che hanno sede le corde vocali. Cioè, in Bene. pratica si trova Perfetto, sulla perfetto. trachea, quindi praticamente al centro di quella che noi volgarmente chiamiamo gola. Sono Ok. dei muscoli molto sottili inseriti in questa laringe. Sì, Vi faccio rivedere. va benissimo. Si riesce a vedere? Sì. Ecco, tipo così. Quanto sono lunghe le corde vocali, più o meno? Allora, le corde vocali non è che hanno una lunghezza ben definita, ognuno di noi, in relazione praticamente alla voce, se è un baritono, se è un basso, se è un soprano, poi delle corde vocali più spesse o meno spesse, più lunghe o meno lunghe. Sì, ma siamo sempre sull'ordine di millimetri, voglio dire. Sì, siamo sull'ordine di millimetri, ma soprattutto è un tipo di muscolatura molto sottile, quindi Ok. veramente quella ideale per poi poter sostenere questi famosi suoni che abbiamo detto all'inizio. Che altre non sono che pressioni aeree generate dallo stesso strumentista e che si riflettono dal tubo del flauto all'interno della bocca e dall'interno della bocca al tubo del flauto in relazione alle varie altezze che vogliamo emettere. Cioè, voi immaginate, ce l'abbiamo tipo così in gola, ecco, così. Ok. Possono chiudersi, aprirsi o allungarsi facendo dei movimenti anche verso il basso. Perfetto. Diciamo che le possiamo definire le nostre labbra principali nella regolazione dell'aria. Agire su di esse è completamente sbagliato, però ci sono dei sistemi per poterlo. Perché è sbagliato? Perché pensare a un'azione diretta sulle corde vocali porterebbe alla famosa chiusura della gola. Che altro non è che un'azione che si fa su altri muscoli che si chiamano costrittori della faringe. Anche i cantanti hanno lo stesso problema di gola aperta e di gola chiusa, però anche allora le corde vocali funzionano, solo che a noi non servono per emettere i suoni come servono i cantanti, ma servono per sostenere le velocità dell'aria. Allora, Quindi ascolta Marco, la domanda che le ti voglio labbra fare. sono. Il Prego. ruolo delle corde vocali
Su che cosa, su quali aspetti incide della nostra tecnica flautistica? Su tutti, tutti, tutte. Cioè praticamente loro reagiscono, non agiscono mai, ma reagiscono. Voi dovete pensare, allora loro fanno parte del nostro apparato respiratorio. Quindi nel nostro apparato respiratorio noi abbiamo i polmoni, abbiamo la trachea dove passa l'aria, abbiamo il diaframma, abbiamo i muscoli addominali, abbiamo i muscoli intercostali, più sopra abbiamo la laringe e arriviamo alle corde vocali. Cosa fanno queste corde vocali normalmente quando un flautista inspira o espira? Quando inspira, le corde vocali si allargano per fare entrare l'aria, quindi quasi aiutano al risucchio dell'aria. Quando invece espiriamo, si adducono, come se aiutassero l'aria ad uscire, perché chiaramente l'aria per uscire incontra la soggetta degli attriti, no? Delle forze che si possono opporre più o meno alla fuoriuscita del fiato e quindi le corde vocali aiutano in questo. Quindi le corde vocali fanno parte del nostro sistema respiratorio e aiutano l'aria ad uscire in relazione ai vari attriti che ogni volta l'aria incontra. Per questo poi negli strumenti a fiato, nel flauto, rispetto alla respirazione normale, sono più attive, perché ogni suono che noi emettiamo nello strumento equivale a un tipo di attrito che l'aria incontra. Quindi, a seconda delle varie velocità, delle varie pressioni che dobbiamo generare o che dobbiamo sostenere. Generiamo quando facciamo dei passaggi d'ottava e sosteniamo quando siamo sui suoni gravi. Certo, Non so se certo. è chiaro quello che vogliamo far vedere Comunque, quel filmato sulla benissimo. respirazione. Allora, provo a condividere il video, Ok. speriamo che non succedano cose strane. Oh no, Va che è bene. chiaro il discorso? Sono chiaro nell'esposizione? È chiarissimo. Ok. Sei un mago proprio. Allora, Vado. adesso mando il filmato comportamento delle corde vocali nelle fasi della respirazione. Vediamo un po'. Quindi espirazione si allargano, ispirazione si avvicinano, si dice si Ok, adducono. vediamo un po' allora di vedere questo filmato. Quando si avvicinano stiamo espirando, quando si allontanano stiamo inspirando. Queste non sono le mie corde vocali, sono corde vocali prese praticamente in Certo, rete, sì. vari filmati medici in cui si spiega cosa fanno le corde vocali durante le fasi di inspirazione ed espirazione. Quando invece suoniamo c'è un'adduzione maggiore perché l'attrito che l'aria incontra nell'emissione del suono del flauto traverso è maggiore di quando praticamente soffiamo normalmente. Per Allora, dirne Marco, una uno. domanda. A noi tutti ci hanno detto da ragazzi quando studiavamo in conservatorio. Sostieni il suono, appoggia con il diaframma, alleggerisci sopra e poi comunque i risultati venivano anche dal punto di vista scientifico. Come si sostiene il suono? Come si emette il suono e come chi sostiene il suono? Allora, noi dobbiamo pensare a queste due colonne d'aria che interagiscono fra di loro. Una che viene dai polmoni dello strumentista e un'altra che è contenuta all'interno dello strumento e che ha a che fare con la pressione atmosferica. La pressione atmosferica Ok. non è altro che il peso dell'aria nell'atmosfera. Noi tutti siamo soggetti alla pressione atmosferica, non la percepiamo perché è uguale da tutte le parti, ma in realtà noi siamo immersi in questo fluido che è l'aria. Quando noi andiamo a perturbare la colonna dell'aria attraverso l'immissione della nostra aria allo spigolo esterno, noi creiamo una perturbazione nella parte che chiamiamo boccoletto. Cos'è questa perturbazione? Allora, noi immaginiamo che l'aria, noi immaginiamo, cioè l'aria è formata da tante particelle. Quando noi abbiamo il flauto così fermo con l'aria dentro, senza soffiare, queste particelle sono fra di loro ravvicinate. Quando ci soffiamo dentro, andiamo a creare un disequilibrio al fluido. Cioè, quindi noi che facciamo? Che queste particelle le andiamo ad allontanare. Creiamo quasi uno spazio fra le particelle aeree, in modo che l'aria che sta più distante dal luogo dove noi abbiamo soffiato va nella maniera opposta. Cioè praticamente dal piede della canna si sposta verso l'interno.
mentre ci sta un'altra colonna d'aria, che è quella che noi immettiamo, che si sposta verso l'esterno. Quindi queste due colonne d'aria devono generare un incontro. In quell'incontro si genera un punto di massima pressione. Dopo che si è generato questo punto di massima pressione, c'è ancora una dilatazione dell'aria. È questa divieni di onde che genera il suono. Ma cosa accade? Dobbiamo analizzare le temperature delle colonne d'aria che interagiscono fra di loro. È chiaro il Sì. discorso? L'aria che viene dai polmoni è più calda dell'aria che è all'interno del tubo del flauto. Quando noi diciamo che dobbiamo riscaldare lo strumento affinché dobbiamo trovare un bel suono, noi non stiamo facendo altro che riscaldando l'aria che sta nel tubo, perché l'aria fredda è più pesante dell'aria calda. Essendo più pesante, quando lo strumentista comincia a soffiare, non ha un ottimale rapporto di compressione con essa. Il rapporto di Perfetto. compressione che è fondamentale. Perché è fondamentale? Allora, andiamo a paragonare la corda, chiamiamo quello che si genera fra lo strumentista e lo strumento corda aerea. Andiamo a paragonare questa corda aerea a una corda di chitarra. La corda di chitarra, come fa per suonare? Deve essere tesa fra due lati, ok? Dove sta il ponticello e quell'altra parte, dove praticamente andiamo ad accordare. I due I nodi della. due nodi, esattamente, questi due nodi corrispondono alla nostra aria e all'aria che sta all'interno dello strumento. È così che noi generiamo poi questa corda d'aria che vibra. Se da un lato nella chitarra, se da un lato diciamo ci sta una parte che non è tesa bene, la corda non vibra, il suono della chitarra non è sostenuto, non vibra come dovrebbe. Questo accade anche allo strumentista, anche al flautista. Vi faccio un esempio. Se io voglio emettere un sol, vi faccio un esempio fra suono sostenuto e suono non sostenuto. Un suono non sostenuto è nient'altro che una corda che non viene, una corda aerea che non viene tesa bene tra l'interno dello strumento e l'interno del cavo orale dello strumentista. Suono non sostenuto. È un suono che l'aria finisce facilmente. Finisce facilmente perché? Perché la famosa aria calda non ha un buon rapporto di compressione sull'aria fredda. Quindi non si genera un buon attrito. Non generandosi un buon attrito fra l'aria che lo strumentista emette nello strumento e quello che reagisce, l'aria finisce immediatamente perché è calda. Certo, se non fosse stato così, il processo di respirazione non sarebbe proprio potuto avvenire. Infatti, a volte d'estate, quando fa molto caldo, abbiamo quella sensazione che ci manca il respiro. Perché succede questo? Perché aria calda su aria calda è come se praticamente avessimo difficoltà ad immetterla dentro, mentre l'aria fredda un po' spinge per entrare, c'è una sorta d'aiuto in più. Ritorniamo al discorso del suono sostenuto e non sostenuto. Il suono non sostenuto nasce perché le temperature dell'aria che interagiscono nell'emissione del suono, quindi in questa generazione di corda che deve vibrare tra lo strumento e lo strumentista, non è in un rapporto ottimale di temperatura. Mo riflettiamo, faccio una domanda a te, Onorio. Qual è l'elemento principale che deve generare questo rapporto di sostegno? Il primo, proprio, quello più facile, quello che vediamo. Le labbra, forse. Perfetto, esattamente. Le Promosso. labbra. Esatto, vediamo. Meno Labbro completamente. male che ci ho indovinato, altrimenti altro che No, scuola. vabbè, ma io l'ho chiesto a te perché Allora, lo so, mondiale in diretta, ma dai. ci siamo messi d'accordo. No, Allora, no, per niente proprio. labbro completamente rilassato. Sì. Sta una grande differenza. Il problema su cui si dibatte è queste labbra come devono essere tese. Così abbiamo detto che non va bene. Perché non va bene così? Perché il labbro si irrigidisce, irrigidendosi. Quando la colonna d'aria vibra, è come se trovasse un muro, un ostacolo. È come se mettessimo una mano su una corda di chitarra che sta vibrando.
In questo modo è come se mettessimo una mano tesa, cioè una mano che è dura, su una corda che sta vibrando e non la facciamo vibrare in maniera ottimale. Ok? Quindi si dice sempre di tenere il labbro rilassato. Ma quali parti del labbro rilassato? La parte centrale, dove Certo. passa l'aria, perché è là che ci interessa che si deve trovare morbido, perché se no l'aria trova un ostacolo e non vibra. Certo. Quindi ritorniamo alla scuola attuale, che dice che questo è sbagliato da fare, ma questo invece è giusto. Cioè, quindi se proprio dobbiamo aumentare la velocità, perché dobbiamo aiutare questo rapporto di compressione e quindi dobbiamo aiutare quest'aria calda che non ha una buona spinta sull'aria che sta all'interno dello strumento, questo sistema, quasi ad avere un sorriso verso il basso, è un ottimo sistema. Quando abbiamo spiegato questo, e l'abbiamo spiegato passando per la termodinamica dei flussi, per come, noi abbiamo risolto un problema. Perché? Se si va a studiare con uno strumentista che ha le labbra molto spesse, molto doppie, molto carnose, quello ti dirà che tu puoi anche stenderle. Perché è lui che ce l'ha carnose, che quindi questa parte qua, anche se le stende, non crea un rapporto di. Una resistenza. Brava, una resistenza alla vibrazione dell'aria, quindi è la sua esperienza. Però se quello strumentista sa che invece conosce tutto questo processo, ha più facilità nel concepire che un ragazzo che ha le labbra più sottili non deve fare questo movimento. Quindi lo studio su tutti gli elementi ti porta poi a capire l'alunno che hai di fronte qual è l'esercizio che gli può andare bene o che gli può andare male, cioè non essere così Certo, distratti sull'esercizio. la tecnica poi si deve basare sulla persona. E come dici Certo, bene tu, ecco, se io per dicessi questo i a un nostri ragazzo, maestri. scusami, se vedo che un ragazzo ha le labbra tese così, gli dico rilassa il labbro, non è che questo vale per tutti. Al contrario, se c'è uno che suona con le labbra molto rilassate, gli devo dire tendi un pochettino, cioè Esattamente. cerca di avere una imboccatura più composta, perché da qualche parte bisogna pure appoggiarlo questo suono, altrimenti non si appoggia da nessuna parte, rimane a galleggiare così nell'aria e non ha nessuna consistenza. Però Quindi attenzione, ci può la essere anche un tecnica alunno che ha un tipo di conformazione facciale interna molto stretta. Quello avrà la sensazione che le labbra non le muove proprio, cioè gli mette il flauto e direttamente gli esce un bel suono. Cioè, quindi direttamente la stessa conformazione più piccola che gli genera quella velocità ideale da poter comprimere nel tubo. Anche se l'aria che arriva dall'interno dei polmoni è più calda. Quindi qui certo. ci sono quelli che subito prendono il flauto con una certa facilità e suonano, senza che tu gli spieghi, stringi le labbra, perché magari hanno una conformazione più piccola o delle corde vocali più sottili, Ok. che delle corde vocali più sottili reagiscono più facilmente a sostenere quello che avviene nel tubo e si ripercuote internamente. Se forse è un po' più complicato No, da comprendere. potremmo banalizzare dicendo che le donne sono più facilitate, è diventato uno strumento femminile, il flauto in questo Allora, caso. senti, no, potremmo dire che forse quelli che hanno una voce di basso, quindi corde vocali più spesse, con un bel faccione, hanno più difficoltà e magari sono più portati verso lo studio del fagotto, dove non ha bisogno di tanta velocità, perché Quindi c'è il proprio una profumo. relazione quasi tra registro vocale e strumento che scegli, anche questo Registro potrebbe vocale, essere. strumento che sceglie, conformazione del cavo. È certo. E questa potrebbe essere il futuro di questa ricerca che ho fatto, cioè quello che potrebbe andare nelle mani di un ragazzo, cioè andare a comprendere con precisione che tipo di conformazione, che tipo di corde vocali in relazione alle estensioni vocali che abbiamo detto, quindi soprano, mezzo soprano, contralto, tenore, basso, baritono, su quale strumento avrebbe più facilità di emissione del suono. Stiamo Certo. parlando di emissione del suono, non su quale strumento diventa un grande musicista. No, Quello è no, un no, altro no. discorso. Ma poi È un altro discorso. ci sono sempre delle eccezioni. Pare che il grande Enrico Caruso, quando gli Parliamo hanno di fatto tecnica. poi l'autopsia, hanno scoperto che aveva
delle corde vocali da basso profondo, e in realtà lui è stato un grandissimo tenore. Le eccezioni ci sono sempre, le eccezioni ci sono sempre, ma in linea generale certamente corde vocali più sottili possono aiutare più facilmente l'emissione del suono nel flauto, e questo mi pare quello che tu stia dicendo, no? Sì, corde vocali più sottili con un tipo di conformazione magari anche più larga, cioè ci sono delle... Dicevo che questo è uno studio che potrebbe essere ripreso da qualche ragazzo. Cioè, ma perché non lo continui tu? A me perché non sono più un ragazzo, perché non sono più un ragazzo. No, mi basta quello che ho raggiunto. Ascoltami, parlaci un po' delle altezze tonali, quindi il ruolo anche della lingua, delle labbra, dei muscoli respiratori, insomma, allora, di questo noi complesso. Della nostra fisiologia nella produzione del suono. Allora, noi siamo partiti dalle corde vocali, a dire che queste corde vocali si adducono, che si muovono, cioè, ma come possiamo averne un'azione diretta? Non la dobbiamo avere un'azione diretta sulle corde vocali. Un'azione diretta sulle corde vocali ci porta inevitabilmente a stringere questa famosa gola, che non altro che è la sintesi di tensioni da parte dei muscoli costrittori della faringe. Le corde vocali come si possono allenare? Le famose note lunghe, quando facevamo le note lunghe, no? Le note lunghe non fanno altro che allenare tutti i muscoli, quindi dalle labbra alle corde vocali al diaframma, a sostenere il suono, che abbiamo detto che è un'emissione di flusso aereo ideale, che deve avvenire in relazione alle temperature fra l'aria che sta nel flauto e l'aria che noi mettiamo dentro. Quindi le velocità. Prima di andare a vedere cosa fa la lingua, dobbiamo andare al diaframma, perché il diaframma noi l'abbiamo decantato, e il diaframma è fondamentale. Perché la respirazione diaframmatica è fondamentale e continuerà per sempre ad esserlo? Perché respirare col diaframma ci porta sicuramente ad evitare delle contrazioni dei muscoli della gola. Che perché vengono fuori queste contrazioni dei muscoli della gola? Poi vi faccio riflettere, ci arriviamo un attimo. Se un ragazzino comincia ad emettere un suono e lo fa senza sostegno, quindi senza stringere le labbra in un certo modo, senza respirare in un certo modo, lui avrà una sola possibilità per fermare l'aria che esce. Perché praticamente la prima cosa che lo strumentista, che il ragazzino vuole fare, questa sensazione che l'aria gli finisce, lui la vuole bloccare in qualche modo. Secondo me, secondo la mia opinione, lui lo fa con i muscoli costrittori della faringe. Quindi lui chiude la gola, la chiude per evitare che l'aria gli finisca più presto. Quindi la prima cosa da insegnare a un ragazzino, anche prima della respirazione, è l'uso delle labbra. Che ci sono dei ragazzini a scuola che cominciano con un suono bellissimo e che ti respirano anche con le spalle. Magari ti respirano alzando le spalle, però riescono a tenere la gola rilassata. Respirare con il diaframma non solo ti aiuta a dosare l'aria, non solo ti aiuta poi a dare degli accenti dove li devi dare, ma ti aiuta soprattutto a tenere questa parte della gola dove stanno i costrittori rilassata. Quindi l'azione che noi possiamo avere è sulle labbra, sui muscoli diaframmatici e addominali. Poi andare troppo nello specifico non ci conviene, perché andiamo a finire... Allora, parlami però della lingua. Sono curioso. Allora, la lingua. Cosa succede? Vi ricordo, non so se ve l'hanno mai detto, a me il mio maestro mi diceva sempre: tu quando suoni devi pensare di cantare, pensare il suono internamente. No, è una cosa che spesso si dice, diceva pure Moise, diceva: il suono bello sta in testa. Certo. E anche le altezze tonali stanno in testa sotto certi aspetti. Quindi pensare un suono grave o sulla stessa posizione mettere un suono medio, se non lo pensi non ti viene. Cosa accade nel pensare all'emissione di un suono grave o di un suono medio? Cambia il modo in cui lo strumentista atteggia le parti interne della bocca, quindi la cosiddetta lingua che tu hai detto, e aumenta la velocità del flusso aereo. Ma vi faccio un esempio. Facciamo che, dopo vi spiego cosa faccio, vedete, io metto il flauto vicino all'orecchio. Se voi mettete il flauto vicino all'orecchio, quindi pigliate il flauto, lo mettete vicino all'orecchio sinistro, voi potete sentire l'aria nel tubo come se stesse sentendo il mare in una conchiglia. E vi accorgerete che
nel cambiare la posizione delle dita, quindi cambiare le varie note, così cambia questa frequenza che ascoltate. Da questa frequenza addirittura potete cominciare ad allenarvi a cambiare la vostra frequenza dell'aria. Tipo in questo modo qua. Ho sbagliato, ho stonato, quindi non sono stato. Cosa succede? Ci sono delle micro variazioni della lingua verso l'alto o verso il basso che aumentano la velocità dell'aria non incidendo sulla stretta labiale. Quindi quando ci vedete, il labbro deve stare sempre rilassato, è giusto, però. Un ragazzo e io a 23 anni mi chiedevo, ma il labbro completamente rilassato, io questa velocità dove la vado a cambiare? E ci ho sbattuto la testa per 30 anni. In realtà sono dei micro movimenti della lingua verso l'alto, verso il basso, che ti cambiano la velocità dell'aria e ti danno la possibilità di. Fare degli salti d'ottava senza. Senza Muovere avanti e muovere indietro niente. le labbra. È l'aria che lo fa. Se vi soffermate su questi movimenti, vi accorgerete che sono delle micro variazioni di lingua che va un po' verso l'alto e di lingua che va un po' verso il basso, senza modificare il timbro, perché il rischio è muovere troppo la mandibola in. Aprirla o chiudere può modificare il timbro. Aprirla te lo fa scurire, chiuderla te lo fa diventare più chiaro. Perché più aumenta la velocità dell'aria, più il timbro va verso l'alto. Perché che succede? Vengono fuori quei microsuoni. Sicuramente tutti avranno sentito parlare degli armonici. Escono fuori gli armonici alti. Dall'uscire fuori degli armonici alti esce il suono più brillante o meno brillante. Quindi è la velocità dell'aria che ci fa venire fuori la timbrica. Quindi uno strumentista che ha un cavo orale più piccolo, delle corde vocali più sottili, quindi in grado di muoversi più velocemente, che i muscoli più sono piccoli, più hanno capacità di movimento. Più sono grandi, più hanno meno capacità di movimento. E da qui poi possiamo andare a vedere il vibrato col famoso diaframma. Quindi più muscolo è grande, più si muove lentamente, più piccolo, più si muove velocemente. Siccome i suoni che noi mettiamo sul flauto sono tutti dal medio all'acuto rispetto a un altro strumento a fiato che è di suoni più bassi, abbiamo bisogno di corde vocali più agili. Allora, Quindi io qui soffermiamoci su questo. ho un video sui suoni acuti. Vuoi che lo vogliamo vedere? No, ci arriviamo dopo. Ci arriviamo Ok. dopo. Sui suoni qui ci arriviamo dopo. Quindi praticamente diciamo che le altezze tonali noi le possiamo ottenere variando la velocità dell'aria e ci possiamo Ok. aiutare così o addirittura anche con i suoni eolici. Prima lo facciamo uscire eolico e poi cerchiamo di Certo. riprodurlo con l'aria. Questo tipo di Ok. esercizio è fondamentale, molto importante per trovare la giusta posizione delle labbra. E per tenere la gola libera. Se Certo. qualcuno che vuole migliorare il suono, vuole tentare, vede cosa succede, può fare un giorno le note lunghe solo con i suoni eolici e si accorgerà che dopo, quando andrà a emettere il suono uscirà molto più libero. Ascolta Però, Marco, te lo chiedo per coloro che magari sono interessati. Quando tu sì. produci suoni eolici, cambi anche la posizione delle dita perché non si vedeva il No, no, flauto. non cambia niente, Allora, niente fammi proprio. vedere. Io chiudo, Sì. soffio, sto rilassato al centro. Sì. Il labbro al centro più rilassato. Quello al Ok. centro ce l'ho proprio rilassato al massimo. Ai lati invece no, la giusta tensione. È il centro che rilasso di più. Sì, ma siccome tu producevi questi suoni di altezza diversa, facevi. Ah, questo l'abbiamo fatto senza flauto. Ah, no, ho capito, no, poi l'hai fatto anche con il flauto, ma muovevi anche, cambiavi anche la posizione.
delle dita? No, no, cambiavo la posizione, no, no, facevo così. Cambiavo la posizione, sì, Ah, assolutamente. ok, ti aiuti qua. No, per farlo capire, magari qualcuno vuole fare questo esercizio. Quindi semplicemente le note lunghe, le classiche note lunghe senza far uscire il suono. Se non esce questo tipo di frequenza, ci potrebbe essere qualche problema sui muscoli costrittori. Cioè si Esatto. sta stringendo talmente tanto che la velocità dell'aria non riesce a far uscire questo tipo di suono, o addirittura il labbro al centro è troppo stretto. Esatto. E quindi crea resistenza, crea opposizione al flusso aereo dell'aria o le labbra. Esattamente, perfetto, esattamente. No. Crea qui questa. No, l'opposizione si genera internamente. Sì, però Quindi il non ci arriva labbro. proprio l'aria libera. Certo. L'aria libera non ci arriva proprio se parte dalla gola. L'aria libera non ci arriva proprio nel flauto se parte dal centro delle labbra. Un attimo e poi andiamo ad altro. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo imparare a collocare le muscolature. Il labbro ci serve per indirizzare l'aria con l'aiuto della mandibola, eccetera, eccetera, eccetera. L'apertura del cavo orale ci può servire per cambiare le timbriche. Anche l'indirizzo dell'aria ci può servire per cambiare le timbriche, perché noi cambiamo lo stato di velocità dell'aria che entra nella boccoletta. Se lo buttiamo più in avanti, l'aria all'interno è più veloce. Se lo buttiamo più verso il basso, l'aria è meno veloce. Quindi meno veloce una timbrica più scura, più veloce una timbrica più chiara. Quindi il labbro per ottimizzare il flusso dell'aria che deve entrare nel tubo. Punto. Le altezze le otteniamo cambiando leggermente le posizioni all'interno della lingua, ma senza impazzire. Ci dobbiamo Certo. cantare l'aria, ci cantiamo l'aria. Il problema è poi che tu ecco pensare il suono in testa. Se tu ce l'hai in testa, poi ce l'hai nell'aria. Se ce l'hai nell'aria, comprimi il tubo, l'aria che sta nel tubo in un certo modo e hai un suono ideale. Le corde vocali che devono fare in tutto questo? Non possiamo fare niente. Devono diventare con il tempo elastiche. Ma ci sono degli esercizi che possono farle diventare elastiche. Ecco, bravo, di quali sono questi esercizi? I famosi colpi d'aria della scuola francese. Quelli che facciamo anche nel vibrato, perché che succede? Quando noi espiriamo l'aria, le corde vocali si adducono. Quando invece la prendiamo, si abducono, cioè si aprono e si chiudono. Quindi anche questo esercizio. Inspirazione ed espirazione incide sulle corde vocali. Le fa diventare elastiche senza passare per i muscoli costrittori. O addirittura ci sta un esercizio molto importante: solfeggiare con la voce bisbigliata. So, corde vocali fanno tutti i movimenti di adduzione e abduzione. Addirittura il trillo hai fatto. Ah? Hai fatto addirittura il trillo. Con l'aria. Bravo, bravo. Quindi questi due tipi di esercizi, i suoni. Questi famosi colpi d'aria che poi li ritroviamo nei vocalizzi di tutti i più grandi autori di libri di tecnica. Senza lingua, non è che stai facendo questo Senza attacco. lingua, assolutamente senza lingua. Anche gli attacchi senza lingua sono molto utili affinché le corde vocali possano agire. Perché cosa succede con la lingua? Quando utilizziamo la lingua possiamo dimenticare di soffiare. Io Ecco per quindi. esempio, mi faccio spesso tutta la levanda, io spesso mi suono come esercizio, tutta la levanda di Bach senza utilizzare la lingua. Assolutamente c'è, certamente, perché uno non dimentica di soffiare, non dimentica la frammentazione dell'aria che poi avverrà con la lingua. Perché se tu metti la lingua facilmente dimentichi di soffiare, perché vai a lavorare con l'aria residua che sta all'interno della bocca e ottieni il famoso staccato macchinoso. Cioè, quello praticamente sembra che l'aria non è sostenuto perché non arriva proprio. Non è È la lingua che la spinge. esatto. Perfetto. Ok. Mi piace quello che stai dicendo. E io Bravissimo. ti ringrazio. Ma figurati.
Quindi come alleniamo le corde vocali? Le alleniamo con le note lunghe, le alleniamo con i colpi d'aria, le alleniamo con gli attacchi senza la lingua, ricordandoci poi che quando mettiamo la lingua dobbiamo soffiare. L'importanza di soffiare, di avere un... La lingua secondo me interviene soltanto a definire giusto un po' di più lo staccato, ma lo staccato Accompagna, accompagna l'aria. esattamente, Ma esattamente. staccano anche le corde vocali. Ma Fanno certo, questo movimento e io mo non c'ho i video, però quando faccio i seminari li faccio vedere. Cioè, le corde vocali fanno questo. Quindi una corda vocale che non è allenata, che sta ferma, ti dà la sensazione di un suono che non si è sostenuto, perché la corda non è ben avvitata, non è ma guarda, ben stretta la corda vocale. io anche in concerto il terzo movimento del Sol maggiore di Mozart, Sì. tutto il periodo lo faccio tutto senza lingua, anche dove ce l'ho staccato, tutto senza lingua lo faccio. È molto più bello, è molto più morbido e allo stesso tempo è più corposo, perché Sì, con la è come... lingua c'è il rischio, come dici tu, di catapultare soltanto l'aria residua dentro il flauto e lo staccato non è quello. In questo modo invece lo staccato è vivo, lo staccato diventa una... Diventa vivo perché è accompagnato dal sostegno delle corde vocali. E abbiamo certo. detto, le corde vocali si adducono, quindi cosa fanno? Stringono la corda d'aria e la rendono bella vibrante, cosa che fanno pure nel vibrato. Vogliamo vedere cosa fanno le corde vocali nel vibrato? Sì, certo. C'hai quel Allora, sì, video? Lo puoi mandare? condivido. Allora, il vibrato, eccolo qua. Vado. Allora, se noi consideriamo il vibrato del flautista come uno staccato più legato, noi andiamo a dire che gli esercizi con i famosi colpi d'aria, fatti pure sui vocalizzi, servono anche per il vibrato, solo che sono dei colpi d'aria più legati. Cosa vibra quando vibriamo? E qua ci sono delle disquisizioni enormi, ci sta un trattato di Gärtner, un tedesco che ha fatto proprio ricerche sul vibrato, quindi dice, guardate, voi avete sbagliato tutto, non vibra il diaframma. Dice, il diaframma non può vibrare, perché giustamente è un muscolo molto grosso, contribuisce nei vibrati più lenti, però nei vibrati più veloci non fa niente. Quello che vibrano sono le corde vocali. Io invece... Me ne sono uscito un'altra teoria, un'altra cosa. Visto che abbiamo detto che le corde vocali reagiscono agli attriti che incontrano quando facciamo, immettiamo il suono, quando abbiamo l'emissione del suono, comprimendo l'aria che sta nel tubo, io dico che l'elemento che vibra, per esempio in una corda che produce il vibrato, è il dito sicuramente che gli dà l'input, ma quello che vibra è la corda. Io dico che nel vibrato è l'aria che vibra e che le corde vocali la sostengono. Quindi si crea fra l'aria che lo strumentista emette e quella che reagisce all'interno del tubo un tipo di resistenza tale ad un certo punto da generare questo famoso vibrato spontaneo. Dici, io vibro, lo pensi, ma non so da dove viene. In realtà lo strumentista ha generato fra lui e l'aria che sta nel tubo, fra la sua aria e l'aria che comprime, un tipo di attrito tale da far venire fuori un tipo di vibrato. Naturale. Questo tipo di vibrato è sostenuto dalle corde vocali, cioè le corde vocali sostengono il vibrato convibrando con l'aria, non sono le principali attrici del vibrato. Il diaframma c'entra in tutto questo? È certo perché il vibrato aiuta lo strumentista a trovare insieme alle labbra la giusta velocità di compressione per far sì che la pressione atmosferica dell'aria immessa crea quella pressione tale da creare questo famoso vibrato naturale, come il dito del violinista sulla corda. Ascolta Marco, perché adesso è importantissima questa cosa. Allora, io stavo seguendo tempo fa un forum di flautisti americani e il discorso era,
il vibrato si fa con la gola o con il diaframma? Allora, alcuni sostenevano che il vibrato deve essere diaframmatico, perché quello con la gola diventa il vibrato tipo belato, tipo caprino, quello che noi chiamavamo così. Altri Esatto, dicono, perfetto. cosa state... aspetta, Marco. Altri dicono, ma cosa state dicendo? Con il diaframma non si può vibrare, è soltanto con la gola che si vibra. Insomma, la cosa è andata a finire quasi a insulti. Allora, io vorrei che tu facessi chiarezza su questa cosa. Quando Hanno io devo ragione. fare il vibrato, come devo fare? Hanno ragione tutti e due. Cioè, il diaframma non può vibrare, dà un input di pressione aerea. La gola non deve intervenire, e la gola noi l'abbiamo definita con i costrittori della faringe. Il belato viene fuori quando, insieme all'emissione del fiato e alla ricerca del vibrato, si mette dentro anche il muscolo costrittore e viene fuori questo. Esatto. È il muscolo costrittore che tenta di convibrare con l'aria e le corde vocali. È quello che genera il vibrato di gola. Allora, quello che dice dobbiamo usare solo il diaframma ha ragione, perché dice noi dobbiamo togliere dalla gola qualsiasi tipo di costrizione. Quello che dice invece, ma sono le corde vocali che vibrano, ha ragione pure lui, perché non può impazzire il flautista a tenere una mano sulla pancia perché se sto diaframma vibra, perché non vibrerà mai il diaframma. Perché a un certo ciclo di frequenze lo puoi anche sentire il diaframma, lo puoi anche accompagnare, ma quando vai su frequenze più alte, vai sui famosi flautisti che io definisco lirici, che hanno un vibrato più stretto di altri flautisti che io definisco pastorali, che vado a collocarli nella vecchia scuola francese, tipo Rampal, i flautisti lirici hanno un vibrato più stretto, e là sulle corde vocali che intervengono, ma intervengono di reazione, mai di azione. Quindi mai un'azione sui muscoli della gola, fare gli esercizi che cioè, tutti ci hanno insegnato che dobbiamo fare. Ma sono fondamentali anche questi. Cioè noi dobbiamo elasticizzare le corde vocali affinché l'aria che lo strumentista emette nello strumento trovi in relazione alla pressione atmosferica che si muove in senso contrario a quella emessa dallo strumentista, si possa generare un tipo di compressione tale da darci un tipo di vibrato finalmente naturale. Cioè i muscoli vocali reagiscono al pensare che stiamo vibrando con l'aria, spinta dal diaframma, accompagnata, togliamo, il termine spinta lo dobbiamo proprio eliminare, però lo Certo. possiamo anche usare, attenzione, noi possiamo anche spingere l'aria. Per spingere l'aria e per ridurre la spinta in senso negativo possiamo usare sempre le labbra. Più soffiamo forte, più se sappiamo usare le labbra ce lo possiamo permettere, perché sono le labbra che poi evitano questa fuoriuscita del fiato che generano questi famosi suoni crescenti. Esatto. Troppo aperto. Posso spingere l'aria nello stesso modo, stringendo le labbra ai lati. E vado nel famoso concetto di coraggio di soffiare del maestro Cavallo, quella ha ragione, ma quella è un'altra tecnica, cioè quella che ti porta a essere flautista pastorale. Poi ci sta qualcuno che dice: no, il labbro deve stare completamente rilassato, quasi non devi soffiare, perché non soffiando, che succede? Esce aria più calda, l'aria nel tubo si riscalda maggiormente e il connubio di pressione è ideale. Sono due modi di suonare diversi e sono tutte e due, trovano tutte e due approvazione in dei ragionamenti scientifici. Non so se mi sono spiegato. Quindi, E poi possono portare tutte e due a degli ottimi risultati, poi dipende dal certo, e poi tutte e flauto. due tecniche possono essere utilizzate per repertori diversi. Perché fare un Bach, ma poi sono gusti, tipo romantico, ci sta chi piace, però Bach è più bello farlo senza vibrato, con un suono più francese. Però andare a fare, per esempio, un Prokofiev più moderno con un vibrato più stretto è più bello, cioè modi di suonare e sapere come riuscirli ad ottenere. Però sapere pure che se hai una conformazione che non ti consente di avere un suono brillante, ti puoi specializzare pure a fare repertorio barocco, ma non ti devi sentire frustrato, devi sapere che la Assolutamente. tua formazione non te lo consente, Certo. soprattutto quando ci hai sbattuto la testa per anni.
Quindi convibrano con l'aria le corde vocali e convibrano in relazione all'aria che vibra. Senti, l'aria vibra. Che sono delle intermittenze legate di un mandare aria e di sospenderla. Quindi un po' in più, un po' in meno, un po' in più, un po' in meno. E qua poi si va Grazie. nell'arte dei modi di fare, che si fa facendo esercizio. Anche così le corde vocali stanno convibrando, perché ho registrato tutto. Cioè, ho visto. Se volete, per esempio, ci sta un bel DVD prodotto in Germania. Magari dopo lo allego l'immagine sotto il link, perché no, non mi ricordo gli autori, Echternach, una cosa del genere, in cui fa vedere le corde vocali in tutte queste situazioni, quando vibriamo, quando stacchiamo, cosa fa il diaframma, cosa non fa il diaframma. Ok? Il diaframma Benissimo. non può vibrare, no, il diaframma ma accompagna l'aria. Cosa fa? Ti aiuta a soffiare un po' di più, un po' di meno, un po' di più, un po' di meno. Le corde vocali regolano questo movimento, quello che genera il vibrato bello stretto stretto è l'attrito che si genera fra l'aria che lo strumentista mette nel flauto e la pressione atmosferica di ritorno. Quindi c'è una pressione che va e una pressione che viene. Quando succede questo, tra l'aria che sta fra il tu, questa è quella mia. Aspetta, tutto il contrario, questa è quella mia, questa è quella del flauto. C'è un incontro, i muscoli, diaframma, labbra, eccetera, anche un'apertura maggiore o minore del cavorale può aiutare a generare un vibrato più stretto o meno stretto, crea questo famoso vibrato discusso. Il vibrato a pecorella è quello in cui c'è l'intervento dei muscoli costrittori. Esatto. Normale. Eccolo dico. Muscoli costrittori che nascono perché lo strumentista ha le sue origini, ha esigenza di trattenere l'aria, di farla durare quanto più a lungo è possibile. Quindi è facile che non sapendo usare le labbra, non avendo un giusto apporto respiratorio fra diaframma, addome, intercostale, eccetera, se lo va a bloccare qua nella gola. Quindi io, mo lo dico, poi mi faccio i fatti miei, toglierei da mezzo tutti quei metodi che fanno cominciare con le semibrevi e mi farei quei metodi iniziali dove si comincia con la minima. Con la Si, croma, u, du, si, perché è più facile non stringere la gola, perché è più facile sostenere un'emissione su una minima che una semibreve. È più facile che un flautista che comincia a fare delle semibrevi possa avere una gola più stretta in futuro di un flautista che comincia con delle minime. Quindi, viva Moïse, viva Trevor, cioè che tutti si possono scocciare con Moïse, facciamo Trevor, che è meno scocciante, però il flautista impostato con le debuttanti flutist acquista un tipo di sonorità diverso. Per me, io mi sto sbilanciando, quindi non so l'esperienza di ognuno di voi. Quello inizia con delle minime, inizia con un do. Perché inizia con un do? Perché l'aria all'interno del tubo ha un peso, più aria Certo. devo comprimere, più è Oppure, pesante, più ho ma bisogno certo. di velocità. Le note che stanno più vicino alla boccoletta, si vede questo? Sì. Che stanno più vicino alla boccoletta. Sono più leggere, l'aria è più leggera, quindi è più facile l'emissione e quindi è più facile allenare i muscoli con delle colonne d'aria più leggere rispetto che allenare i muscoli con delle colonne d'aria più pesanti. Ok? Quindi per questo bisogna cominciare sui suoni medi, do, si, la, so, e poi piano piano scendere. Ma Sì? guarda, anche per il canto, Marco, scusami, anche per il La canto. stessa Il cosa. canto quando comincia la mattina comincia con il suono più facile, poi progressivamente verso il basso e progressivamente verso l'alto. Non è che comincia subito con i suoni No, acutissimi e no, no, continua a risuonare, è normale. perché sui suoni bassi il peso dell'aria è maggiore, quindi meglio cominciare sui suoni medi. Sui suoni Certo. acuti invece, ci stiamo arrivando, ci deve essere un tipo di intervento muscolare diverso. Qual è questo tipo di intervento muscolare? Sugli acuti siamo impazziti tutti, perché giustamente su un acuto aumento di velocità. Come lo otteniamo questo aumento di velocità? E Gesù, l'unica cosa che noi abbiamo, che possiamo vedere, sono le labbra. Quindi portiamo in avanti, stringiamo sempre di più.
otteniamo sempre dei suoni spinti e crescenti. La scuola francese invece ci ha insegnato i suoni lontani o vicini all'imboccatura e ci ha detto: i suoni bassi li dobbiamo mettere vicini, i suoni acuti lontani. Che vuol dire? Che sui suoni acuti noi ci dobbiamo aprire di più e sui suoni bassi dobbiamo stringere di più, perché sui suoni bassi abbiamo bisogno di più velocità. Sui suoni acuti invece perché dobbiamo aprire? Perché? Cos'è che ci fa ottenere la velocità? Sono dei movimenti del diaframma sull'addome che portano alcuni muscoli, un muscolo in particolare delle corde vocali che si chiama cricotiroideo, ad avere un movimento in avanti. Questo movimento in avanti allunga le corde vocali e crea uno spazio sottile fra di esse in modo che c'è un aumento di velocità e un sostegno dell'acuto. Lo vogliamo far vedere? Facciamo vedere prima il movimento del muscolo e poi facciamo vedere il movimento proprio in avanti che Vuoi? fa Allora, il cartilagine. muscolo cricotiroideo, quello lì vuoi far vedere? Sì. Eccolo qui. Ma questo è il movimento cartilagineo, cioè quello che fa la cartilagine. Vedete questa cartilagine? Questa è la tiroide. Negli uomini si vede più facilmente il famoso pomo d'Adamo. In alcuni flautisti, anche di scuola francese, che ho potuto osservare quando andavo a fare i seminari, quando loro salivano sui suoni acuti, il pomo d'Adamo faceva un movimento in avanti. Non voglio fare nome, ma c'è un flautista che lo fa proprio benissimo, questo tipo, si chiama passaggio di registro. Facendo questo movimento in avanti, questo tipo di questa cartilagine allunga le corde vocali al suo interno. Andiamo a vedere le corde vocali come si allungano all'interno con l'altro video. Con quello dei toni acuti? Sì. Aspetta, eh. Allora. Adesso lo troviamo, piccolo, un po' di pazienza. Abbiamo messo un'ora, noi siamo stati abbastanza veloci, non immaginavo. Allora, comportamento, no, toni acuti, eccolo qua. Andiamo a vedere. Si vede. Quando vedete, le corde vocali si allungano. Ok. Perfetto. Quindi l'aria, la velocità dell'aria viene sostenuta dai muscoli vocali. Ma come possiamo agire sui muscoli vocali senza passare per i costrittori? In questo caso interviene il diaframma. Il diaframma che spinge verso il basso sui muscoli addominali in una maniera leggermente più energica, ma leggermente più energica. Fa questo movimento verso il basso, c'è un micro aumento di velocità già all'interno del cavo orale. Questo tipo di movimento verso il basso porta a una reazione della cartilagine tiroidea in avanti e allunga il muscolo vocale attraverso questo famoso muscolo che abbiamo detto che si chiama cricotiroideo. Cioè i muscoli prendono il nome delle cartilagini che li ospitano. Cioè le Ok. cartilagini sono dove i muscoli si vanno a collocare. Vi Sì. faccio un esempio. Voglio ottenere un suono acuto partendo dal sol senza muovere le labbra. Parto dal primo suono che mi dà, togliendo chiaramente il pollice, faccio la posizione del suono, tolgo il pollice e vado sulla posizione del suono acuto e lentamente, leggermente porto il diaframma verso il basso. Magicamente viene fuori un suono acuto senza spinte. Questo accade su tutti i suoni. Su quelli su cui dobbiamo agire un poco di più sono il famoso Fa diesis e Sol diesis. Perché per il modo in cui è costruito lo spazio, per la lunghezza del tubo, hanno bisogno di più velocità rispetto agli altri. Però otteniamo qua.
Quindi questo tipo di esercizio può aiutare chi ha difficoltà sui suoni acuti e tende a portare il labbro davanti a stringerlo, sapendo che il muscolo che interviene ad aumentare la velocità non sono le labbra, ma è il cricotiroideo, su cui non dobbiamo agire, lo dobbiamo fare attraverso l'uso del diaframma che si oppone alla risalita dei muscoli addominali, attraverso i muscoli intercostali esterni. Però andiamo, perché il muscolo. Guarda, Il diaframma opera solo durante l'ispirazione, il nervo fenico che lo fa scendere opera solo nell'inspirazione. Quello che fa opporre il diaframma alla sua risalita da parte dei muscoli addominali sono i muscoli intercostali esterni. Ma esatto. queste cose voi le potete trovare su tutti i trattati di canto di questo mondo, cioè cosa a portata di mano. Anche in rete trovate tante cose. Quindi ricapitoliamo, note lunghe. Cercare di capire il ruolo delle labbra, gli acuti, cercare di fare questi esercizi. I salti di ottava cerchiamo di ottenerli con micromovimenti della lingua o intonando il soffio. Il vibrato nella maniera tradizionale è non aver paura di avere un bel vibrato anche se il diaframma non vibra. Basta che non abbia Benissimo. questo vibrato belato. Solo il vibrato belato è da togliere da mezzo. Ok. Bravissimo Marco, ci hai detto delle cose veramente incredibili, poi spiegate così in modo molto discorsivo, ma allo stesso tempo rigoroso dal punto di vista scientifico. So che tu hai brevettato qualche cosa da mettere dentro lo strumento, che cos'è? Allora, noi abbiamo detto che lo strumentista, il ragazzino, quando comincia a suonare, ha un problema, quello che la sua colonna d'aria non riesce bene a comprimere l'aria che sta nel tubo. Quindi diciamo che quest'aria non è ben compressa. Io ho pensato, sempre lavorando con i ragazzini a scuola, ad un tipo di fascetta di questo tipo. Questo lo potete trovare pure nel mio libro, ne parlo e l'ho fatto il brevetto. Questo tipo di fascetta si può mettere in tre punti del flauto, però di solito funziona molto bene al trombino, alla parte finale del trombino. Allora, Questa faccetta che cos'è? Di plastica? sì, è una fascetta di plastica, però la potete costruire pure di cartone, un po' di cartone di computisteria, E bello allora liquido. che hai brevettato? Scusa, hai brevettato, però ognuno se la Ho può fare di brevettato cartone. l'idea, perché la computisteria poi praticamente che succede? La devi buttare. La Certo. plastica ti devi andare a pigliare di mente, la devi far tagliare. Il problema è andare a vedere un'evoluzione su delle fascette di metallo elastiche con vari materiali, vedere che tipi di sonorità ci danno. Quindi ho brevettato l'idea di mettere una fascetta in varie parti dello strumento. Facci vedere Ma come non perché funziona. voglio fare soldi io, perché non voglio che si commerci sopra. L'hai messa? Non si è visto come l'hai messa, Marco, scusami, l'hai piegata come? E ci sta la telecamera. Allora la piego Sì. e la metto nella Entra parte la parte finale. piegata, entra la parte piegata, sì? Sì, Ok. questa è troppo rigida, per esempio. Ho fatto una plastica troppo rigida. No, E fin dove la spingi? no, all'inizio la faccio vedere. Aspetta. Mi sto emozionando alla fine, mannaggia. Ecco. Ok, ah, ok, in Cosa questo modo, in succede? questo modo. Sì. Il do esce, l'aria risulta più compressa perché ha meno sfiato, proprio dirlo volgarmente, meno sfiato verso l'esterno e c'è un suono più sostenuto. Quindi il ragazzino che non riesce ad aumentarti la velocità dell'aria ha questo tipo di fascetta qua che gli comprime l'aria al suo interno e tiene un bel suono. Il suono diventa più compresso, le corde vocali reagiscono anche in maniera diversa. Solo Ce provato lo facendo degli posso esperimenti sentire? con il Ce lo puoi far sentire questo non lo suono? so se ci sentite la differenza. No, io voglio che lo dovete provare voi. Allora, tu piglia un Ah, po' ok. di quaderno, un foglio di quaderno, lo pieghi in due, il quaderno però la copertina, la Sì, pieghi in sì, sì. due, la metti dentro e vedi che differenze ci sono di suono. Esce un suono più sostenuto. A lungo andare. È come se praticamente questa fascetta ti aiutasse a far reagire le corde vocali in maniera più veloce, più sincrona rispetto all'emissione del suono e ti fa quasi da fisioterapia sulle corde vocali. Va Questa è la bene. mia esperienza, l'esperienza che vi dico sui ragazzini, è la mia, non è detto che sia quella degli altri. Poi ho provato anche con i colleghi,
Abbiamo provato a un seminario anche, però non ho fatto vedere che non avevo brevettato ancora la fascetta, cioè pigliavo il flauto del ragazzo, andavo dietro al palco, dietro, mi mettevo la cosa dentro, lui aveva un suono più pronto, poi gliela toglievo. Quindi è da provare, semplicemente un pezzo di Bene. carta. Aspetta, fammi vedere se riesco a... E se la metti Pezzo di nella carta. testata, che cosa succede? Se la metti nella testata, che cosa succede? Aumenta la velocità dell'aria in quel punto. Se E che invece la cos'è? metti, la puoi mettere anche qua. Mi aspetta, deve stare la telecamera. Anche qua dentro. Ok. Guarda. Sono tre punti che io indico nel libro, in questo libro che tu hai citato. Sì. Però onestamente, per esperienza, quello che dà più risultato è il trombino. Ok. Ci Guarda. proveremo, ci proveremo, ci proveremo, Marco. Allora, faccio vedere come si fa con la carta. Un po' di carta. Vabbè, si taglia un pezzettino di Ah, via, carta, no, sì. pure con le mani, no, fai una cosa bene o male un poco più doppia. Questa, qua, un po' più doppia così, la pieghi e fai in modo che va nel trombino, vedi? La devi fare la dimensione. E poi dopo provi a suonare. Ok? In realtà è come se ti crea meno sfogo dell'aria esternamente, magari qualche giorno che sei più stanco che i muscoli, perché poi anche la tonicità muscolare è quello che ti fa cambiare il suono ogni giorno. Certo. Un giorno sei più stressato, sei meno stressato, sei più riposato, i muscoli reagiscono e agiscono in maniere diverse. Ecco qua. Con un po' di, poi l'aggiusti con le dita e fai in modo. Per esempio, già questo potrebbe essere un'idea per i costruttori. Se ci sta qualche costruttore, di lavorare finalmente anche sulle parti finali dei trombini, perché non è la velocità, noi la, non è che la possiamo la otteniamo solo con, cioè il rapporto di compressione non è detto che si ottenga solo con le boccolette più strette o più larghe o con la Certo. forma dei pozzetti, ma la possiamo ottenere la compressione anche evitando uno sfogo dell'aria verso l'esterno diverso. Lavorando sui trombini. E mo faccio fare i miliardi a qualcuno, ma io sto qua. E tu hai brevettato l'idea. Va bene, No, vabbè, io ho Marco. brevettato questo, dai. Vabbè, Marco, senti, allora ci siamo Vabbè, poi ci trasferiti. sta un'altra cosa ancora, però non la posso Sì. mostrare perché la tecnologia non me lo consente. Ho brevettato, più che altro brevettato, insomma, quello non si può, è un software, è una tastiera multimediale. Cosa fa questa tastiera? Tu clic è un pianoforte che invece di darti dei toni come il pianoforte, ti dà dei suffi intonati. E quindi il flautista si può divertire ad intonare il soffio facendo gli studi con l'aria e con la tastiera che ti riproduce il soffio. Il problema è sempre quando metti il flauto vicino alla bocca, però se non te lo ricordi il suono in testa, continui ad avere dei suoni che non sono ideali, va, diciamo così. Che Ecco perché hai poi detto l'ideale del tutto. suono, e chi lo può dire qual è l'ideale Certo. del Però suono? l'importante, Marco, è quello che tu hai detto, è proprio suono pensando. Ecco, Come? concludiamo questa nostra conversazione dicendo che l'importante è quello che abbiamo detto all'inizio, cioè suono pensando, cercando di riflettere a tutto quello che avviene all'interno della nostra fisiologia, all'interno del tubo del flauto, non per voler guardare la musica da un punto di vista fisico o acustico, ma per renderci conto di quali sono i fenomeni che possono, conoscendoli, possono aiutarci anche a suonare meglio e a suonare come noi pensiamo di suonare. Va bene, Marco, guarda, io ti ringrazio Oh no, tantissimo, te ne ringrazio parliamo. sì, no, a No, io livello ringrazio te di avermi invitato. Lasciamo la musica da un'altra parte. Diciamo che parliamo di una possibilità di migliorare la tecnica attraverso i saperi e la consapevolezza degli elementi con cui si opera. Perché tu puoi avere Va anche il bene. suono più bello di questo mondo, ma musicalmente non mi Ah, trasmetti vabbè. nulla. E Quello è un altro discorso. Quello è un altro io mi vado a discorso, lo sentire faremo quello che un'altra. suono, col suono non sostenuto, però che mi emoziona. Quello è un altro discorso. Io mi sono occupato solo di queste cose qua. Certo, va bene. Grazie Marco, ci sentiamo Grazie, sicuramente, avremo modo anche di vederci di persona. grazie mille. Grazie Magari Marco. un caffè ti Un devo offrire. saluto a tutti. Arrivederci a tutti, grazie. Grazie Marco, grazie Ciao. veramente. Ciao, 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 ciao.